permetto di farle un'ultima spinosa domanda. Cosa ne pensa della moneta unica europea dell'euro? Del ruolo della Banca Centrale Europea, se sta operando bene, secondo lei farebbe delle correzioni? E cosa ne pensa della possibilità di un'uscita dell'Italia dalla moneta unica, quindi di un ritorno alla moneta nazionale? Beh, è senz'altro una domanda spinosa. È un problema molto complesso, perché ci sono diversi aspetti. C'è l'aspetto economico, sul quale mi posso pronunciare e lo farò un attimo, però c'è anche il problema politico. Il progetto europeo è eminentemente un progetto politico, è anche un progetto economico. A Maastricht il tentativo era stato quello di creare le fondazioni per arrivare poi agli Stati Uniti d'Europa, ovviamente. Non ci sono riusciti, non c'è stata intesa, e dunque si è pensato di poterlo fare passando attraverso un'unificazione monetaria. Ecco, di questo posso parlare, fermo restando che io credo che molti degli scopi sociopolitici che i fautori dell'Unione Europea si sono prefissi siano assolutamente condivisibili, per cui io credo che sia un progetto importante per il futuro dell'Europa, dei giovani europei, e dunque vada perseguito, ma vada perseguito nel modo corretto, cioè facendo attenzione a non fare passi falsi. E probabilmente l'unificazione monetaria è stato un passo falso, nel senso che si è voluto a tutti i costi adottare la moneta unica in tempi molto brevi, anche quando non c'erano le premesse per farlo, cioè si era detto, lo ricorderete, in particolare a Maastricht si sono fissati dei criteri, ha detto i paesi che rispetteranno questi criteri potranno adottare la moneta unica. C'era un unico paese che li rispettava tutti, era Lussemburgo, assurdo, no? La stessa Germania non li rispettava tutti, e ciononostante si è voluto a tutti i costi farlo e farlo in fretta, partendo dal presupposto che era un po' il punto di vista dei paesi mediterranei. I tedeschi avevano un'altra idea, che la moneta unica avrebbe favorito la convergenza economica, avrebbe permesso ai paesi di svilupparsi più rapidamente e di raggiungere un certo equilibrio. Non è successo, è successo esattamente l'opposto. Io credo sia stato un errore adottare l'euro, perché l'adozione dell'euro ha portato alla soppressione delle sovranità monetarie. Ma la cosa curiosa è che i paesi hanno rinunciato alla sovranità monetaria, della quale in realtà avevano bisogno, avrebbero bisogno ancora oggi, no? Perlomeno per un certo periodo di tempo, ma l'hanno fatto senza ottenere ciò che pensavano di poter ottenere, cioè senza ottenere la moneta unica. La cosa assurda è che la moneta unica non esiste, cioè si è convinti, no? Si parla dell'euro come se fosse la moneta unica europea, ma non è vero, e sono parecchi a dirlo adesso, non è una cosa così originale quello che vi sto dicendo, ma esiste l'euro italiano, esiste l'euro tedesco, l'euro francese, ci sono gli euro nazionali, dunque di fatto si è cambiato il nome alla moneta nazionale, e senza creare una vera e propria nuova entità. Perché non esiste? Ma perché non esiste un sistema di compensazione su base lorda, in tempo reale, così via, di tutti i pagamenti interbancari. Se all'interno di un paese come la Svizzera o qualsiasi altro paese al mondo esiste uno solo spazio monetario, esiste una vera moneta unica, è perché c'è questo meccanismo che trasforma tutte le monete emesse dai vari istituti bancari in una moneta unica nazionale, o moneta di banca centrale si può chiamare anche. Perché, anche questa è una cosa sulla quale si potrebbe insistere a lungo, ma c'è chi crede ancora oggi, del tutto erroneamente, che la moneta sia creata unicamente dalla banca centrale. La banca centrale abbia il monopolio della creazione monetaria. È un'illusione che nasce di nuovo da una corretta interpretazione o concezione della moneta. Pensa alle banconote, spesso si identifica la moneta con le banconote, assurdo, le banconote non sono moneta, le banconote sono un titolo alla moneta, un titolo al portatore.
La moneta è emessa da tutte le banche private che operano sul territorio. E ogni banca emette la sua moneta, perché la moneta è emessa attraverso la contabilità a partita doppia ed è il riconoscimento di debito spontaneamente emesso dall'istituto che la emette. Ora, se la moneta emessa dalle diverse banche presenti sul territorio nazionale è in realtà omogenea, si può parlare di un'unica moneta, è perché esiste questo sistema di compensazione di tutti i pagamenti interbancari. Se questo sistema esistesse a livello europeo, se la Banca Centrale Europea fosse una vera banca centrale europea, fosse la banca centrale delle banche centrali, se operasse come opera la Banca d'Italia all'interno dell'Italia, la Banca Nazionale Svizzera all'interno della Svizzera, allora avremmo una moneta unica in Europa. Ma ancora non c'è. Questo sistema ancora non esiste, per cui non esiste ancora di fatto una vera moneta unica. E questa è una cosa un po' assurda. Qua si potrebbero fare dei grossi progressi, Draghi, la Banca Centrale Europea, potrebbe benissimo adottare delle misure per avere finalmente questa moneta unica per la quale si è rinunciato alle sovranità monetarie. Si è fatto bene a rinunciare alle sovranità monetarie? Ovviamente no, perché le differenze economiche erano troppo grandi tra i paesi. Si farebbe bene a rinunciare all'euro, a ritornare adesso alle monete nazionali? Sicuramente no, se ritornare alle monete nazionali significasse semplicemente abolire l'euro, no? E riprendersi la sovranità monetaria. Il vantaggio sarebbe avere la sovranità monetaria, è vero, oggi questo non lo abbiamo. Però sarebbe ben poca cosa, perché si ritornerebbe a un sistema molto disordinato, con grosse fluttuazioni nei cambi. Non va bene. La vera soluzione non consiste tanto nell'uscire dall'euro o nel restare nell'euro. La vera soluzione è cambiare il sistema dei pagamenti e adottarne uno ordinato. Per cui per l'Europa la vera soluzione sarebbe, no? Manteniamo pure l'euro, facciamo in modo che sia una vera moneta unica, no? Chiedendo alla Banca Centrale Europea di, e facciamo in modo che tutti i pagamenti dei paesi europei avvengano all'interno di un vero sistema di pagamenti. Diamo all'Europa un vero sistema di pagamenti internazionali che oggi l'Europa ancora non ha, il mondo non ce l'ha, ma nemmeno l'Europa ce l'ha. Se ciò avvenisse attraverso le riforme di cui parlavamo prima, si potrebbe benissimo continuare con l'euro. Dunque il problema non è tanto continuiamo o no con l'euro, no? Ma adottiamo o no un vero sistema, no? Ordinato. Se mi chiedeste è meglio un sistema ordinato con le monete nazionali o un sistema ordinato con una moneta unica, vi direi, da un punto di vista prettamente economico e monetario, è meglio un sistema ordinato con le monete nazionali, perché i paesi avrebbero la loro sovranità monetaria e ancora ne hanno bisogno. Però il problema, essendo anche politico e sociale, forse, no, nell'ottica di costruire questa nuova entità politica e sociale europea, sarebbe meglio mantenerlo in euro con un piccolo sacrificio. Sacrificio che sarebbe veramente poca cosa, perché la sovranità monetaria è indispensabile nel disordine, per cercare non di uscirne, perché non se ne esce, ma di pagare il prezzo minore possibile. Ma nell'ordine la sovranità monetaria non è più così importante, no? Dunque io credo che sia questa l'ottica nella quale vada rivisto il tutto. Oggi c'è molta confusione e le prese di posizione sono il più delle volte politiche e strumentali alla difesa di un progetto elettorale, più che altro. Diciamo, chiaramente in Italia, almeno da quanto sento dire, più delle volte tutto alla fine dice un pochino così. Andrebbe approfondito in quest'ottica. Bene, anche per questa volta abbiamo finito.
Ringraziamo il professor Alvaro Cencini e i suoi carissimi collaboratori da Economia per i Cittadini. Appuntamento alla prossima video intervista.